sia la collaborazione, ma nel rispetto dei ruoli e senza offrire alcuna stampella ad Emiliano, il coordinatore azzurro Vitali mette i puntini sulle i, inserendo un nuovo solco insormontabile negli equilibri dell'opposizione regionale tra Forza Italia e conservatori e riformisti. Vitali bacchetta la linea dei Fittiani, che recentemente hanno strizzato l'occhio al governatore Emiliano, tanto da far ipotizzare molto di più di una minoranza costruttiva. I conservatori dicono che loro fanno un'opposizione non preconcetta a Emiliano, e anche noi facciamo un'opposizione non preconcetta. Mi piacerebbe sapere, perché forse mi è sfuggito, quali sono i risultati e gli adempimenti che dal dopo la campagna elettorale Emiliano ha centrato, perché forse ci sfugge qualcosa. Fino a questo momento abbiamo fatto soltanto chiacchiere. Quindi quando Emiliano proporrà o realizzerà cose nell'interesse della Puglia, anche noi avremo una posizione assolutamente di collaborazione. Per il capogruppo Caroppo, la verità è che la nuova giunta Emiliano, in continuità con la vecchia, costringerà la Puglia ad un anno sabbatico, un'amministrazione assente a partire dalla sanità che scoppia e ciò nonostante resta priva di assessore, passando per l'agricoltura abbandonata a se stessa nella fase più delicata del negoziato sugli aiuti europei del PSR.